Buongiorno a tutti. Allora, io questa mattina sto partendo in missione, perdonatemi le macchine, sto partendo in missione per andare alle gru con mia mamma e mia sorella. Andiamo a fare la missione shopping e prima di tutto ci tenevo a farvi vedere anche il mio outfit, perché oggi sarà un vlog shopping insieme, però volevo anche farvi vedere il mio outfit. Quindi oggi indosso gli occhiali da sole di Miu Miu, questi orecchini che sono di Nereide presi da Clementine, questo vestito che mi ha regalato Vittoria per Natale l'anno scorso e che mi piace tantissimo, non l'avevo ancora usato perché è corto, quindi in Arabia non riesco ad utilizzarlo tanto. Ho messo su la spilla di Chanel, poi ho la borsa Chloé e poi sotto ho i sandaletti, quelli di Aniel. Gli anelli sono sempre i soliti, quelli che mi avete visto nei vlog della Corsica, quindi questi qua, Natanè e l'artigianato di lusso. Come accessori oggi ho la mascherina, perché andando alle gru c'è bisogno della mascherina. Altro anello è quello di Creme Caramel. Allora, siamo appena arrivati alle gru e adesso siamo seduti, abbiamo preso la coppettina di frutta che di solito prendiamo quando veniamo qua. Facciamo una seconda colazione e poi ci mettiamo a fare un giro shopping. E là c'è mia sorella, salutate. Vabbè, lei si è presa il frullato. E lei in realtà è venuta ieri a già fare shopping, quindi ha già comprato delle cose, però in realtà sono io quella che deve fare shopping oggi. Allora, per ora ho fatto un po' di shopping soltanto da Zara, in realtà, e da Stroili Oro, perché cercavo degli hoops da mettere all'orecchio e quindi ho preso questi hoops d'oro, erano in sconto al 20%, quindi ne ho approfittato, ve li faccio vedere. E invece da Zara ho preso due top molto carini che li avete visti nel video, solo che non ho parlato nel video perché da Zara di solito non si possono fare video. E molto belli, però adesso sono alla ricerca di un pantalone da mettere con uno dei top e non lo sto trovando, cioè zero. Quindi per ora epic fail. Un altro epic fail è stato il top, quello bianco che avete visto di Stradivarius, quello qua identico, il body identico a quello di Zara, perché erano tutti macchiati. Allora, la M era strettissima, non riusciva neanche a respirarci. Invece la L e anche tutte le altre erano presenti, tutte rovinate dal trucco della gente. Vabbè. Abbiamo deciso di provare questa famigerata poke bowl, non mi chiedete come si pronunci. Comunque io ho preso riso venere, riso bianco misto, edamame, tofu, avocado e salsa di soia. Invece mia mamma è andata al pasto all'italiana e mia sorella ha preso un'altra poke bowl con cosa? Salmone crudo, gamberetti, scaglie di mandorle, pomodorini, avocado e riso bianco e riso nero. Voilà, e mai. Allora, ufficialmente è stata una giornata quasi epic fail, perché ho trovato quasi nulla in saldo di carino. Infatti mi sa che farò poi nei prossimi giorni un giro magari in centro. Volevo andare anche al mercato, quello della Crocetta, dove di solito si trovano cose carine. Quindi adesso poi vedremo un attimino. E adesso mia sorella è entrata da Tezenis, invece io e mia mamma siamo rimaste fuori perché a me Tezenis non interessava. Magari faccio ancora un salto da Imperial, giusto per vedere se c'è qualcosa di carino, ma ripeto, non ho trovato quasi nulla. Forse adesso vedo un attimino se faccio ancora un salto da Decathlon, se no ce ne andiamo direttamente a casa, anche perché iniziamo ad essere stanchi, perché è una giornata che diciamo che era prevista come giornata di pioggia. Infatti in teoria dovevamo andare in montagna e Andrea doveva andare in bicicletta a farsi il colle del Nivolè, che voleva farsi, eccetera eccetera. Invece alla fine cosa è successo? Siccome il meteo dava tipo diluvio universale, siamo venuti al centro commerciale, Andrea a casa, e il problema è che non può neanche andarsi a prendere la bicicletta perché le chiavi di casa ce le abbiamo noi, e quindi niente, quindi noi siamo qua epic fail per i saldi, lui è epic fail per la bicicletta. Allora, eccoci qua con mia sorella.
date il benvenuto. Siamo tornate a casa da questa giornata di shopping alle gru a Torino e quindi volevamo farvi vedere il nostro shopping. Lei vi farà vedere anche, insomma, abbiamo preso delle cose per noi e poi lei ha preso anche delle cose per mio figlio, mio nipote, e quindi vi farà vedere anche quello. Non si sa mai che magari ci fosse qualche mamma che quindi prende ispirazione. Allora, cominciamo da che negozio? Da Zara, che ce l'abbiamo tutte e due. Zara. Allora, siamo state da Zara tutte e due. Io non ho preso grandissime cose, cioè volevo dei jeans, in realtà poi mi sono ritrovata a comprare dei top. Allora, adesso vi faccio vedere quali sono, li recupero. Allora, io ho preso questo body nero, in realtà lo cercavo bianco e poi sono finita per comprarlo nero, non so per quale motivo, comunque nero con le spalline imbottite. E niente, un semplice body di quelli che vanno tanto di moda in questo periodo. Vi faccio vedere velocemente la referenza e il prezzo. E tra l'altro non è in saldo, se notate. Vediamo se riesce a prendermelo. Niente, non ce la fa. Vediamo un po' se ce la fa. Eccolo qua, questo è il codice, questo è il prezzo. E non era in saldo, come dicevo, è stato un epic fail questo giro di saldi. Prego lei. Io invece sono andata sull'inverno, quindi maglietta maniche corte, ma assolutamente invernale. Sì, cosa cavolo è questa? Ah sì, quelle morbidissime che adoro per l'inverno, sì. Invernalissime. Sì, lei è andata proprio sull'invernale, vi avviso, sappiatelo. Non c'è niente che potete usare per l'estate. Maglione con questi dettagli. Falli vedere da più vicino, che si vedono. E se, questa è carina, piaceva anche a me, onestamente. E questa era in saldo, tutte e due era in saldo. Quanto l'hai pagata? Prima l'ho pagata 3,95€, questa 15,95€. E sì, lei, l'ho detto, io mi viene caldo soltanto a guardarla questa roba. Io poi la uso. Vai là, aspetti l'inverno. Io come al solito fuori saldo completamente. Ho preso questo top che vi ho fatto vedere anche su Instagram e vi è piaciuto un sacco. Ha le maniche a palloncino tutte larghe, poi ha la parte invece sul corpo e qua sul polso con l'elastichino. Vi faccio vedere anche in questo caso prezzo e codice. Vediamo se come al solito mette a fuoco o non ce la fa. No, perché c'è ancora la tua faccia. Vediamo se mette a fuoco. Eccola qua. Questo è il codice, questo è il prezzo. Quindi come al solito giro saldi per modo di dire. Poi cos'altro hai preso tu da Zara? Io ho finito Zara. Ah, finito Zara. Ok. Poi altre cose che abbiamo preso. Andiamo random perché io non mi ricordo neanche più dove sono stata. Ah sì, ho preso degli orecchini da Parfois, che non so se conoscete. Praticamente c'era un pezzo in saldo, un pezzo non fuori saldo, come al solito. Mi volevo praticamente dei cerchi, quindi ho preso questo cerchio un po' più grosso, che era in saldo. Vediamo se... cioè la tua faccia quindi non lo mette a fuoco. Alzetto, ok, andato. Sono questi cerchi fatti in modo particolare, ricordano un po' i ciondoli, quelli di Celine. E questi l'ho pagati 2,99€. L'altro invece è più piccolino. Questo è un po' un cerchio da tutti i giorni, diciamo, ed è fatto a questo modo, intrecciato. Questo invece non era in saldo e l'ho pagato 5,99€. Poi, che altro hai comprato tu? Io ho comprato da Golden Point solo il pezzo sotto del costume brasiliana. Questo è sopra, sbrillucicoso. Provo a vedere da vicino, che si vede bene che è sbrillucicoso. Questo è molto carino. Ok. Poi vai tu perché io quasi finito gli acquisti. Poi sono andata da Stradivarius e ho comprato questa gonna che mi sembra che l'anno scorso l'aveva anche proposta Zara. Sì, sì, praticamente identica, vero? È un po' irregolare. Non in saldo. Questa è carina. È una gonna pantalone. Bello. E poi ho comprato queste scarpe, sempre in saldo. Belle queste qua. Allacciate, stanno molto bene. Aspetta, facciamole vedere così se riesce. No, non si riesce. Volevo farle vedere come stanno nelle dita dei piedi, ma non si riesce, perché sono allacciate tutte su. C'è scritto 19,95, ma l'ho pagata 15,95. Ah, perché? No, sono sbagliata. Oh, meglio così. Quando funziona così, meglio così. Allora, poi faccio vedere velocemente queste. Invece io sono passata da Stroini perché avevano i saldi sull'oro e quindi volevo un cerchietto da mettere nel secondo buco. Sapete che ho avuto l'infezione durante la vacanza in Corsica, quindi avevo l'infezione al secondo buco e quindi ho deciso di prendermi un paio di cerchietti in oro. Ve li faccio vedere velocemente, ma sono abbastanza noiosi perché sono dei cerchietti semplici in oro. Se riesco ad aprire la scatola. Sì, non so come farveli vedere perché sono talmente piccoli che sono proprio piccoli piccoli piccoli. Vediamo se riesco a farveli vedere in qualche modo. Vedete, sono un po' irregolari e li metterò, poi ve li farò vedere sicuramente su Instagram molto meglio direttamente indossati. Poi che altro hai comprato tu? Io poi ho comprato non in saldo
Ah, ecco, vabbè, quelli ci vogliono. L'ultimo degli Avengers, Endgame. Qual è? Ah, l'ultimo. Al prezzo di 9,99€. L'ultimo, l'ultimo. Vabbè, per mio figlio, bene. Ovviamente. Ci stai, fatto bene. E poi li ho preso da Disney Store. Ah, ecco, queste cose sono carinissime. Il bicchiere in saldo, pagato 5€. Conveniva 10 di Aladdin. Fanno vedere bene, vediamo se riusciamo a metterlo a fuoco. Che è troppo carino. Ai veri personaggi poi ha l'acqua tipo dentro, non l'ho ben capito. Carino. Le gambe di Aladino che galleggiano. Le gambe di Aladino. Le lampade. Ah, le lampade, ho capito, le gambe. E poi devi prendermi il costume. Quello qua? No, attaccato. Ah, aspettate che mi devo alzare un secondo. Oddio, questo è bellissimo. Vabbè, se avete dei bambini, sappiate che c'è questo in sconto. Per carnevale mi sono portata avanti, forse anche di più. Ho già comprato il costume da carnevale, ma perché era scontatissimo. Quanto l'hai pagato? Era scontato il 70%, l'ho pagato 12. Vabbè, 12 euro ci sta. Andiamo a prendere, eccolo lì. No, infatti hai fatto benissimo. Vabbè, quindi sappiate che se avete dei bambini potete acquistare i costumi di carnevale in super sconto al Disney Store. Poi ho ancora un'ultima cosa da farvi vedere. Questa invece l'ho presa da Imperial. Mi servivano dei jeans e poi mi sono fatta. Allora, praticamente lei continuava a dirmi: guarda che questi jeans baggy stanno molto bene. Io continuavo a dire no, non mi piacciono. E alla fine l'ho comprato uno perché era carino. Questo qua è della Please, è proprio un jeans baggy fatto in questo modo con il risvoltino. In realtà potete portarlo anche senza, però mi piace di più col risvoltino. Questo l'ho pagato 44,50, era al 50%. Vediamo se riesce a metterlo a fuoco. Ed è carino, mi piace sempre perché la Please ha questo dettaglio col cuoricino sul sedere, e questo è decisamente molto carino, ve lo farò vedere poi presto indossato. E l'ho provato anche con questo top di Zara, questo qua a fiori, e onestamente ci stava bene. Anche se in realtà ho ancora in testa l'acquisto di una gonna. Non mi sarebbe dispiaciuto trovarci la gonnellina sotto di jeans. Ci sta anche la gonna. Era carina. E niente, abbiamo altro da far vedere? Finito. Questo era il nostro shopping, speriamo che vi sia piaciuto. Io e mia sorella vi mandiamo un bacio. Ci vediamo al prossimo video.